Onorevole Grande, prego, a lei la parola. Grazie Presidente. Come è ovvio, questo decreto è opera del governo, eppure la cosiddetta arte della politica, il concetto stesso di democrazia e di rappresentanza istituzionale, intesa quest'ultima nell'accezione puramente dialettica del termine, impone che esso venga approvato dal Parlamento tutto e non dalla sola maggioranza, benché porre la fiducia sia un compromesso, seppure legittimo, da dover considerare almeno inopportuno, soprattutto alla luce di questa particolare fase storica, in cui un clima di distensione e di buonsenso risulterebbe indispensabili per le sorti del Paese. Passando dal Parlamento, implicitamente, tale decreto richiedeva il parere ed il contributo politico delle commissioni, che nella persona di chi le compone hanno lavorato intensamente, con l'ovvio scopo di facilitarne l'assestamento con nuove e diverse opinioni, criticità ed eventuali miglioramenti, come da prassi in ogni paese democratico. Nonostante ciò e volendo prescindere dalla qualità dell'apporto tecnico e politico con cui ognuno di noi è stato in grado di contribuire per il raggiungimento di un obiettivo tanto complesso quanto importante, purtuttavia si è scelto di porre la fiducia. Eppure risulta sempre più difficile distogliere l'attenzione dal fatto che se un governo riceve la proposta di oltre 500 emendamenti da parte di una delle principali forze politiche del Paese, sia pure d'opposizione, la richiesta di eliminarli pressoché tutti risulti quantomeno discutibile, ben poco distensiva ed anzi contraddistinta da un atteggiamento provocatorio tutt'altro che celato. È vero, Presidente, prendere atto di quanto estremo sia il disagio in cui versa il Paese ci impone una seria riflessione collettiva, spingendoci nella direzione di dover assolvere ad obblighi ed esigenze in tempi più che stretti. L'Italia è un malato grave, che necessita di cure certo veloci, e nessuno, credo, vorrà ignorare che il dinamismo e l'intraprendenza sono in questo momento così difficile la medicina più appropriata. Detto ciò, riteniamo pretestuoso partire dall'assunto che porre la fiducia sia una decisione atta a spingere il Paese verso questo sentiero virtuoso. Dopotutto, è per prima la saggezza popolare a rammentarci quanto la ponderatezza, il senno e la concertazione siano strumenti fondamentali ai fini di un esito positivo di qualsiasi vicissitudine. Un paio, solamente un paio degli oltre 500 emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sarebbero stati accolti e forse, in cambio di ciò, il Governo ha pensato di poter ottenere il nostro voto favorevole, evitando magari il fardello oneroso di dover ricorrere ad una fiducia che, ribadisco, in considerazione soprattutto del clima in cui versa in queste ore il Parlamento, risulta sempre di più una palese forzatura, il frutto di una strategia politica tanto ovvia quanto dannosa per le sorti di questa istituzione e della nazione che rappresentiamo. In virtù di queste considerazioni e della stima che debbo e voglio accordare a molti dei miei colleghi oggi presenti in aula, perché le difficoltà possano venir meno nel futuro più prossimo, non posso esimermi dal porre alcune domande con la speranza che non cadano nel vuoto, rimanendo di fatto inascoltate. Quanto è opportuno discutere di un tema tanto importante quanto delicato, quale la riforma costituzionale proprio nel mese di agosto, autoprivandoci inspiegabilmente del tempo e dell'attenzione necessari perché si possa procedere a quelle analisi serie ed approfondite che il caso richiede. Fino a quando la politica, tutta la politica, continuerà a rivolgere le proprie armi, magari anche inconsapevolmente, contro i cittadini che rimarcano in modo sempre più ostinato il proprio diritto alla partecipazione, che deve essere fondamento di ogni democrazia compiuta? In conclusione, stando a quanto detto sopra, mi chiedo, non senza una punta di moderata ironia, fino a che punto la responsabilità di questo ostruzionismo ad oltranza siano da imputare al Movimento 5 Stelle. Grazie. La ringrazio.